talked about the generations and it said we want to make a better place for our children's children, so that they you know, it's a better world for them. I think they can make a better place. Ok, quindi benvenuti nel mio studio virtuale Cloud Pilates da Dubai, in diretta da Dubai. Quindi munitevi di acqua, tappetino, cuscino e elastico. Iniziamo questa mattina con i piedi paralleli alla larghezza dei fianchi e voglio che mettete le mani sui lati del costato. Andiamo a inspirare e cerchiamo di allargare il costato lateralmente e dietro, ed espirando abbasso il costato, inizio a risucchiare l'addome. Questa mattina, più che risucchiare l'addome, vi chiedo di, come sempre, di risucchiare, ma di allungare verso l'alto, ok? Quindi inspiro, allargo il costato, espiro dalla bocca e quando espiro risucchio e allungo. E ancora, inspiro, allargo, espiro, rilasso le spalle, allungo bene il collo, inspiro, e espiro, porto il mento al collo e inizio a srotolare la colonna, una vertebra dopo l'altra. Porta il peso in avanti, sulle dita dei piedi, inspira, puoi allentare la tensione da dietro le ginocchia ed espirando risucchia l'ombelico e srotolo una vertebra dopo l'altra. E ripeto, mi metto di lato. Inspiro, allungo la schiena, espiro, mento al collo e srotolo la colonna una vertebra dopo l'altra. Da qua sposta il peso in avanti, quindi senti l'allungamento della catena posteriore. Puoi ammorbidire le ginocchia, guarda l'ombelico ed espirando risucchia l'addome e srotola una vertebra dopo l'altra. Ora porta le braccia in su. Immagina che vuoi raggiungere il soffitto, quindi allungati talmente tanto che i talloni si sollevano. Espirando abbasso i talloni e mi tuffo in avanti, arrotondo la schiena, raggiungo il pavimento, rilassa il collo e la testa. Inspira, espiro, risucchio l'addome, srotolo e porta le braccia con te. E ancora, inspiro, allungo, mi allungo talmente tanto che sollevo i talloni da terra. Scendo con i talloni, porta il mento al collo e arrotonda la schiena. E se vuoi, sempre ammorbidisci le ginocchia, inspira, espirando, srotolo. E apro le braccia. Benissimo. Ora fletti i gomiti. Andiamo a riscaldare il cingolo scapolo omerale, quindi le spalle, e vado ad aprire e a chiudere. Quindi immagina che stai tenendo due bolle di cristallo, ok, sulle mani. Quindi tieni il palmo bene verso l'alto e chiudo. E vado. Respira come meglio ti piace, quindi inspira o espira, l'importante è che non blocchi il respiro. Ora, apri il torace, guarda verso l'alto, allungati, ed espirando contrai l'addome e porta le braccia indietro. Sollevale, lascia la testa giù. E lentamente scendo, scusa, salgo e apro le braccia. Ok, quindi la schiena si arrotonda, scendi e le braccia salgono. Mi vado a posizionare di lato così mi vedete. Quindi apro e senti sempre questo allungamento della schiena, allunga e contrai. Porta le braccia indietro, scendo con la testa, salgo con le braccia. Immagina che qualcuno ti stia tirando dalle mani. Ora srotola la colonna, fletti i gomiti e apro. Allungo. Espirando contrai, porta le braccia dietro, scendi con la testa, sali con le braccia, srotola, ammorbidisci i gomiti e apro. Se è possibile tieni sempre il palmo delle mani verso l'alto. Ancora uno,
stai. Ora da qui lentamente ruota il palmo delle mani e rilassa le braccia. Giù, srotola la colonna in posizione retta. Ora, solo un braccio, apro e porto sul palmo della mano e vado ad allungarmi lateralmente e ritorno. Ora voglio che la tua colonna sia morbida, quindi il braccio apre e porto su, sempre col palmo della mano verso l'alto, mi allungo lateralmente, fletti le ginocchia e ritorno. So, accompagna il braccio, accompagna la mano, allungo e ritorno, contrai e apro, allungo, porto su, oltre la testa, senti l'allungamento laterale, ancora uno, allungo e ritorno e cambiamo braccio, quindi apro, palmo della mano verso l'alto, giro e allungo, gomito che si apre e ritorno e di nuovo apro e allungo oltre la testa e senti questa sensazione di allungamento della colonna e tieni la colonna morbida, il fianco morbido e accompagno il braccio e di nuovo apro, allungo e sollevo. Facciamone ancora uno, così diciamo memorizziamo il movimento e ritorno al centro. Ora, sempre con l'altro braccio, andiamo a ripetere lo stesso movimento da qui, mi chiudo in avanti, rotolo la colonna e porto su, accompagna il movimento con la schiena arrotonda e srotolo e apro e vado laterale, allungo e sollevo verso l'alto, arrotondo la schiena come se abbracciassi una sfera e porto su, apro, allungo, oltre la testa, arrotondo e risalgo l'ultimo da questo lato e su, e andiamo dall'altra parte e vado, allungo laterale, oltre la testa, allungo, fletti le ginocchia, arrotonda la schiena in avanti, porto su. E sempre con la concentrazione, allungo, oltre la testa, arrotondo, porto su. Ancora uno, allungo, over, and contrai, arrotonda e srotola. Benissimo. Ora, shakera un pochino le braccia, le spalle, e dovresti sentire diciamo il calore nelle tue articolazioni, spalla, polso e gomito. Ora lavoriamo un pochino sui piedi, quindi portando i piedi paralleli alla larghezza dei fianchi inizio a oscillare avanti e dietro, quindi sollevo i talloni e sollevo le dita dei piedi. Benissimo, nel frattempo pensa solo di allungarti e creare spazio fra le vertebre, crea spazio fra le costole e i fianchi. Ora, espirando, solleva, abbassa le braccia, abbassa le spalle e lentamente scendi con i talloni. Fletto, stando, di nuovo inspiro. Inspiro, fletti le ginocchia e stendo, vado su e scendo, fletto. Ancora due. Scendo, fletto, bene, ora stai su, allungati dall'addome, spalle basse, collo lungo e vado ad alternare i piedi, bene, scendo e salgo e apro le braccia, allungo come se volessi toccare le due pareti, porta le braccia avanti e tieni le spalle basse, porta le braccia in su, allungati verso l'alto, apro e lentamente scendi con le braccia, allungati verso l'alto, solleva i talloni e scendo in 8 tempi, vado 8, 7, lento, 6, 5, 4,
lentissimo, 3, 2, 1 e fletti le ginocchia, benissimo, ora vado a ruotare e aprire dalle anche, ok? Quindi ruoto dalle anche, ginocchia in linea con le dita dei piedi, quindi sono come due diagonali davanti a te, e stendo, riscaldiamo solo le anche e le ginocchia, e vado giù, ma cerca di salire verso l'alto, ancora 4, e scendo, e 3, allunga, e 2, e 1, benissimo, da qua, portami i piedi dentro, paralleli, allungo verso l'alto, vieni avanti con la schiena e lentamente scendo. Se puoi porta le mani a terra o altrimenti mani alle caviglie e da qua che sei, lentamente muovi i fianchi a destra e a sinistra. Rilassa il collo e le spalle. Ora, rilassa la testa, afferra i gomiti e lentamente swing a destra e a sinistra. Rilassa la schiena. Ora mi fermo al centro e lentamente chiudo i piedi sotto i fianchi. Fletti le ginocchia e srotolo la colonna. Una vertebra dopo l'altra. Benissimo. Ora ci andiamo a posizionare, ci andiamo a sedere sul tappetino. Quindi, se non abbiamo nessun problema alle ginocchia, incroci i piedi, porta le braccia davanti a te e lentamente cerchiamo di raggiungere il tappetino. Benissimo. Porto i piedi paralleli, allungo le braccia verso l'alto. E come abbiamo fatto all'inizio, immagina di voler toccare il soffitto, allungare e creare spazio. Ora, espirando, vai in avanti. Allunga la schiena, spalle basse e cerca di, con la schiena tonda, di raggiungere il tappetino. Ora puoi decidere se rimanere qui a metà e poi risalire. Mi allungo in avanti e allungo verso l'alto. Se ti senti forte, se riesci a risalire con il roll up, vado, arrotondo. Scoop nell'addome, scendo una vertebra dopo l'altra. Tieni le ginocchia piegate per adesso e porta le braccia oltre la testa. Ora inspira, sali. Espira. Allungo. In avanti, oltre le ginocchia. E srotolo, porta le braccia su. E di nuovo, spine stretch, avanti. Arrotondo. Cerca di muovere la colonna e senti sempre questo allungamento da dentro. Inspiro, raggiungo il soffitto, espiro. Ora, se vuoi stendi le gambe e mi allungo in avanti. Espirando. Ora, tieni la schiena tonda, spalle basse e inizio a srotolare una vertebra dopo l'altra. Arrivo con le spalle giù. Inspiro, porto la testa e le spalle su, espirando, mi allungo in avanti. Se non riesci a fare il roll down e il roll up, tieni le ginocchia piegate e scendi solo a metà. Ok? Facciamo l'ultimo, allungo in avanti, arrotondo la schiena e scendo, una vertebra dopo l'altra, spalle basse, porta le braccia oltre la testa. Inspiro, allungo verso il soffitto, flex con i piedi, espiro, stretch, in avanti, and roll up. Benissimo. Da qui, fletti le ginocchia, vieni un pochino più avanti con il bacino, e lentamente, espirando, scendo una vertebra dopo l'altra. Portami le braccia lungo i fianchi. Avvicino i talloni al bacino e iniziamo a mobilizzare la zona lombare. Okay? Quindi fai, dai spazio dietro la zona lombare ed espirando schiaccia la zona lombare a terra e inizia a salire con il bacino.
Ora voglio che sali non dai glutei, ma dall'addome. Quindi immagina che il tuo pupe e il tuo torace, il tuo sterno, si vogliano unire al centro. E slowly, lentamente, espirando, scendo una vertebra dopo l'altra. Inspira, espira, scoop. E sali lentamente, una vertebra dopo l'altra. Cerca di disattivare i glutei e attivare di più l'addome. Ora, porta le braccia in su, spalle basse, solleva i talloni e lentamente, espirando, scendi una vertebra dopo l'altra. E di nuovo, inspiro, espiro. Schiaccia la zona lombare a terra e sali con i fianchi. Abbassa il costato. Ora, solleva i talloni, solleva le braccia ed espirando, srotolo una vertebra dopo l'altra. Benissimo. Ora, da qui, porta le braccia oltre la testa, chiudi i piedi, stringi i talloni, attacca i talloni. Ora, inspiro, allungo ed espirando, salgo con le spalle e con la testa. Da qua. Stringi i talloni insieme e andiamo a fare 5 pulsazioni qui. Inspiro per 5, espiro per 5. Tieni le braccia tese. E in 2, 3, 4, 5, x, 2, 3, 4, 5, in 2, 4, 5, x, 2, 3, 4, 5. E stai su con le spalle. In 2, 3, 4, 5, x, 2, 3, 4, 5. L'under del suo preferito, per acchiapparmi le mani, vero Luna? E stai su. E lentamente scendi con le braccia, le spalle e la testa. Benissimo. Ora ripetiamo questo. Porta le braccia su. Questa volta vado a stendere solo una gamba. L'altro piede a terra tira, tira verso il bacino. Stringi, in 2, 3, 4, 5, x, 2, 3, 4, 5, in, x, 2, 3, 4, 5, 2 more, x, 2, 3, 4, 5, 1 more, x, 2, 3, 4, 5, se vuoi stai, switch, and in, 2, 3, 4, 5, x, 2, 3, 4, 5, in, x, in, x, in, last one, x, 2, 3, 4, 5, and piega il ginocchio, lentamente scendo. Benissimo. Ora, porta le ginocchia al petto, abbraccia tutte e due le ginocchia, massaggia la schiena. Ora, quando respiri, voglio che tiri le ginocchia a te. Se hai qualsiasi problema alle ginocchia, all'articolazione, afferra le gambe da dietro, ok? Quindi tirerai da qua. E voglio che veramente schiacci le ginocchia, tiri le ginocchia al petto. Inspiro, espiro. Inspira, espira. Espira. Benissimo. Ora, andiamo a portare la mano esterna alla caviglia e l'altra mano sul ginocchio, sulla tibia. Allunga l'altra gamba a 45 gradi, solleva la testa, se te la senti, e da qua tiriamo per due volte, espirando. Cambio, espiro. Tiro, tiro. Pull. And pull. E cambio. E disblocchi di allungamento. Quindi avvicina il petto, lascia le gambe cadere verso un lato. Posizione per almeno un minuto, barra due. No, due è troppo. Siamo giusto un minutino. E giusto perché, diciamo, vogliamo tirare, non vogliamo forzare. Quindi cerca di rilassare il tuo corpo a terra. E per questo consiglio sempre di mettere un cuscino se è troppo forte lo stretch. Manipolare il braccio, lo puoi abbassare e rendere la posizione, diciamo, più piacevole. Ok?
afferra le ginocchia, porta le ginocchia al petto e torna al centro. Senti la zona lombare attaccata al tappetino, a terra, e portiamo le ginocchia dall'altro lato. E senti già da qua se c'è differenza tra due lati. Cerco di tenere la spalla a terra, quindi se ho bisogno posiziono sempre il cuscino e respiro. Mantengo la posizione per un minuto. E inspiro ed espiro, naturalmente non forzate la respirazione, ma cercate semplicemente di sentire la respirazione a livello laterale toracico. Quindi respirate, aprite bene le narici ed espirando rilasso. Se aprite le narici vi dovrebbe aiutare ad aprire più il costato. Ancora un bel respiro e poi lentamente espirando torno al centro, afferra le ginocchia e da qua ci andiamo a posizionare su un fianco. Spingi sulle mani, tappetino come punto di essere allineato. Io andrò un pochino più indietro in modo che mi vedete anche dalla telecamera. Con il tappetino, mano a terra. Ora sollevo, punto il piede e scendo. Ora portami i piedi un pochino più avanti dei fianchi e vado, allungo e sollevo una gamba. Ora vado a fare un kick avanti col piede flex e una kick dietro col piede a punta. Kick avanti. Mantieni questa gamba sempre all'altezza del fianco, ok? Non crollare con la gamba, allunga. Ora comunque, 4, 3, allunga la schiena, 2, 1, e contrario, porta avanti, 5, 4, 3, 2, allunga, 1, e scendo, unisci i piedi, bravissimi, e riportiamo le gambe in linea con i fianchi. Da qua, fletti le ginocchia, spingo e vado sul gomito, in appoggio sul gomito. Ora sostieni il fianco su, attiva bene gli obliqui, allunga la gamba superiore. Da qui, espirando, sollevo il bacino, sollevo il fianco, porta il braccio verso l'alto. Ora sfioro il pavimento per risalire. E ancora 4. Entri. 2. L'ultimo. Allungo, sto. Cerca di andare oltre la testa. Allungo e lentamente scendo. Fletti tutte e due le ginocchia. Afferra la caviglia. Se questa posizione è scomoda per le ginocchia, porta una gamba avanti, una gamba dietro e da qua, afferrando la caviglia, allungo e sollevo per allungare il fianco. Apro le braccia, chissà, ok, e la connessione a volte non è molto stabile, ma questa è la mia prima diretta, quindi vediamo come finirà. Connessione, mi allungo sul fianco, scendo e dietro, pensa di allungare la colonna. Ora facciamo due kick, 1, 2 e dietro, avanti, dietro, allungo, avanti, dietro, avanti, dietro, ancora uno, dietro. Ritorna con la gamba, questa volta allineata al fianco, fai dei piccoli cerchietti per 5, 4, allungandoti, 3, 2, 1, and reverse, forward, avanti, 3, 2, 1, allunga la gamba,
piedi insieme, fletti le ginocchia. Gomito sotto la spalla, allunga la gamba che hai sopra e sostieni bene il fianco, quindi attiva gli obliqui. Da qui, spingendovi al tappetino, mi allungo e sollevo, sfioro il tappetino e risollevo, allungo e sollevo, espirando e scendo. Ancora tre. E scendo, ancora due. E scendo, l'ultimo, stai, 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 vai oltre la testa e scendo lentamente, fletti le ginocchia e andiamo nella posizione del mermaid, della sirenetta. Se questa posizione non è comoda, apro la gamba avanti e cerco di mantenere gli ischi a terra. Ora, ferra la caviglia dietro, allunga e solleva verso l'alto e stretch. Allunga e solleva verso l'alto e stretch. Dall'altra parte, spalle basse. Da qua, apro e infilo sotto il braccio e guardo dietro. Apro e ritorno. E allungo e sollevo, stretch. E mi allungo verso l'alto e vado dall'altra parte. Apro il braccio, allungo e ruoto. Mi infilo sotto il braccio. Apro. E ritorno su. No. Apro. Stretch. E ritorno. L'ultimo, allungo. E ruoto, porto giù. Benissimo, ora ci sediamo, mi metto un pochino in diagonale, con le gambe aperte, larghezza delle spalle, porta le mani dietro le spalle, apri il torace, vado a rilassare, a far cadere le gambe verso un lato, ritorno al centro e cadono le gambe dall'altro lato, inspira, inspira. Quindi sblocca le anche, zona lombare, morbido. Ora, mantieni le ginocchia da un lato. Con la gamba che hai dietro, porta il piede oltre il ginocchio. E ritorno al centro. Ok? Metto un pochino più dietro. E vado. Crollo con le ginocchia, porta il piede sul pavimento, quindi non staccare il piede dal pavimento, torsione e ritorno al centro, ginocchia parallele. E vado, casco con le ginocchia, porta il piede oltre, allungo, riporta al centro, ginocchia parallele dall'altra parte e riporto al centro. Ok, una volta che memorizzi questo movimento, lo andiamo a fare sdraiati. Questo è un swing con le gambe, preso dalla danza, quindi dal floor work della danza, un riscaldamento che facciamo noi ballerini, e l'ho trovato sempre utilissimo per la zona lombare, cioè per liberarmi la zona lombare e le anche. Quindi, ci andiamo a sdraiare. Vi guido, mi metto di profilo, Luna, per chi non la conoscesse questa è Luna, la mia gattina grigia che partecipa sempre a tutte le mie lezioni, non la pago, giuro, lei è così, la mia assistente di vita. Quindi metti in posizione i piedi paralleli, larghezza dei fianchi e come abbiamo fatto prima, aia, crolla con le ginocchia da un lato. Ora la gamba che è rimasta dietro, falla passare sopra, aia, aia, e cerca di non staccare il piede dal pavimento e torni al centro. E andiamo dall'altra parte, crolla con le ginocchia, and brush the floor, quindi spazio dal pavimento con il piede,
e ritorna, cerca di non staccare la pianta del piede da terra. In questo caso la parte interna, ok? Quindi tutta la parte interna del piede, vado e porto su. Cerca di mantenere le spalle a terra. Ah, una volta che hai acquisito questa confidenza col movimento, la puoi fare anche un pochino più dinamica. Per oggi la lasciamo lenta, ok? Quindi, crollo con le ginocchia ed espirando porto su. Puoi anche portare il braccio opposto avanti a te in modo che arrotondi la zona lombare. Poi ritorni col braccio e con il piede. E andiamo dall'altra parte. Prova con le ginocchia, porta il piede e la mano oltre la testa. Senti l'addome qua, senti l'allungamento della zona lombare e ritorno al centro. Ora, fammi ancora un altro e da questo vado a spingere per venire su. Bene, quindi questo è quello che io ho sempre usato anche come riscaldamento e mi aiuta tantissimo con la zona lombare. Ok, ora andiamo a posizionarci in quadrupedia come il gatto. Andiamo a fare il cat stretch. Da qua, le aperte sotto le spalle, ginocchia alla larghezza dei fianchi. Espirando, vado ad arrotondare la schiena e allungare. Espira, curvo la schiena. Risucchio l'addome, arrotondo, inspiro, spingi via le spalle, giù, ancora due, spingi con le mani e con i piedi a terra per arrotondare, inspiro, punto i piedi, allungo, benissimo. Ora da qui vado a puntare i piedi a terra, espirando solleva le ginocchia da terra. Ora vado a fare un passo indietro, senza muovere i fianchi, e un passo con l'altro piede. Sto nel plank e vado avanti e dietro con i talloni. Allunga la schiena, allungati dai talloni alla testa. E vado su e giù con i talloni, ancora 4. E 3, 2, 1. Da qua spingi i fianchi in su e cerca di camminare in avanti con i piedi. Ok, arrivo avanti al tappetino. Rilasso la testa. Ora lentamente srotolo la colonna, una vertebra dopo l'altra. E da qui ripetiamo, roll down, mani a terra. Ora cammina con i piedi dietro. E arriva nel plank, ok? Inspira ed espirando porta sul bacino e cammina avanti con i piedi. Se puoi tieni le ginocchia tese, altrimenti piega. Srotolo, una vertebra dopo l'altra, ancora uno, srotolo giù, teso in avanti e cammino indietro. Uno, due, tre. Ora da questo plank porta il bacino su e cammina indietro con le mani. Rilassa la testa e srotolo. Una vertebra dopo l'altra. E di nuovo inspiro a lungo, espiro, mento al collo, peso in avanti. E faccio 4 passi. 1, 2, 3, 4. Arrivo nel plank. Se vuoi, da qua possiamo fare un push up, quindi fletti i gomiti, espiro, stendo. Porta sul bacino e cammino indietro e srotolo. Ricordati che hai sempre l'opzione di flettere le gambe se non riesci a tenere le mani a terra. Espiro, srotolo e allungo e vieni avanti. Apri bene le mani sul tappetino. Da qua fletti i gomiti, mi spingo nel push up, allunga i fianchi, porta indietro. E srotolo. Ancora uno, inspiro e srotolo.
e cammino avanti. Mi fermo, ora porta le ginocchia giù e lentamente fletti i gomiti per scendere. E ci ritroviamo in posizione prona. Ora, apri un pochino di più le mani, quindi le mani saranno vicino alle spalle, ma un pochino più larghe. Tieni le gambe unite, ma rilassa i glutei, inspirando, allungo e sollevo le spalle, espirando, scendo. Quindi, sempre cerca questo allungamento dal centro della testa. E scendo. Cerca di sollevare solo lo sterno e le spalle. Ed espirando, scendo. Ancora uno. E sta. Da qui cerca di sollevare le braccia, gomiti attaccati ai fianchi. E vado ad aprire. Ora allungo e sollevo. E solleva i gomiti, apri le spalle. Stendi le braccia laterali. Fletti i gomiti, scapole giù e scendo. Ancora due, allungo, guardo in avanti, apro, chiudo e scendo, ancora uno, allungo, allunga le braccia, fletti i gomiti e scendo. Benissimo, da qua spingi, vieni sulle ginocchia, apro le ginocchia e mi allungo nella posizione del bambino. E da questa posizione ritorno nella quadrupedia, apro i piedi, apro le ginocchia, vado ad aprire un braccio, guardo in su, ora infila il braccio sotto, raggiungi il tappetino con la spalla e con l'orecchio. E sto. Tieni la spalla bassa e allungo la parte laterale del collo. Espirando, spingo via, ritorno in quadrupedia, apro e allungo dall'altra parte e ruoto, spalla e orecchio sul tappetino, rilasso, e spingi. Per tornare al centro, ancora due destra-sinistra. Allungo, apro e vado sotto e oltre. Spalla, orecchio sul tappetino. Tieni la spalla bassa, così senti ad allungare di più la parte laterale del collo. Spingo e ritorno in quadrupedia. L'ultimo, allungo. E scendo. E sto. Respira. Tieni l'orecchio attaccato al tappetino. Spalla bassa. E lentamente risalgo. Ok. Ora da qui, per finire questa lezione, se avete un muro, potete utilizzare il muro, altrimenti potete utilizzare l'elastico. L'elastico o la cinta dei pantaloni o delle calze, un leggings, qualsiasi cosa vi possa aiutare. Ok, quindi vado a far vedere sia con l'elastico che con il muro. Ok, quindi se avete un muro andiamo a girare il tappetino in questo modo. Mi vado a posizionare con i fianchi, con il bacino vicino al muro e mi sdraio portando le gambe sul muro. Se non avete il muro, potete utilizzare l'elastico o la cinta e portare, potete fare anche una gamba sola alla volta, una gamba su e allungare tenendo il ginocchio teso, ok? In questa posizione. Senza il muro questo, ok? Una gamba alla volta e qua alla fine ho due gambe.
Se volete, se avete difficoltà a tenere le ginocchia tese con il muro, potete comunque utilizzare l'elastico, potete mettere un cuscino sotto il bacino per aiutarvi e stare. Ok, quindi queste sono le varie modifiche che potete utilizzare. Con il muro lasciamo le gambe tese e andiamo a piegare un ginocchio. Da qua apro il ginocchio e lentamente apro la gamba lateralmente. Cerco di non forzare e cerco di tenere la zona lombare a terra. Sto e respiro. Manteniamo la posizione un minuto. E respiro. Le braccia possono essere laterali, sopra la testa, dove preferite, dove sentite il beneficio nel corpo. E rilassa, cerca di rilassare le anche, gli adduttori, e di respirare. Inspiro ed espiro liberamente. Ricordatevi che la respirazione è il primo atto della vita e dovrebbe essere come una cosa naturale. A volte facciamo fatica a respirare durante gli esercizi, però cercate di focalizzare appunto l'inspiro e l'espiro naturalmente. Poi lentamente afferra la gamba, no, fletti il ginocchio e lentamente sali. E cambio gamba, fletto il ginocchio, apro e lentamente apro la gamba. Se vuoi puoi usare le mani per controllare, diciamo, i fianchi, la zona lombare, aiutarti la planca. E rimango un minuto, respiro e rilasso. Questo è molto buono per le anche, zona lombare. È molto buono per la circolazione, anche tenere le gambe semplicemente sul muro, anche a fine giornata, se avete camminato tanto. So che qualcuno che mi sta seguendo cammina un sacco, quindi a fine giornata, se avete una giornata molto attiva, finite la giornata con le gambe sul muro, lentamente chiudo e mantengo tutte e due le gambe su. Quindi questo è buono per la circolazione delle gambe, è buono per l'allungamento della catena posteriore, quindi la catena posteriore delle gambe e della schiena. Da qui, se volete, possiamo andare con tutte e due le gambe. E apro. Quanto voglio aprire? Scegliete voi. Lentamente scendo. L'importante è che rilassate le anche e gli adduttori. E ricordatevi che la forza di gravità vi sta portando le gambe giù, ok? Non vogliamo andare in tensione, quindi se volete potete sostenere le gambe con le vostre mani. Respiro e stiamo. Cercate di non forzare e di mantenere la posizione dove sentite il beneficio e l'allungamento. Rilassa le spalle, puoi chiudere gli occhi e focalizzarti solo sul respiro. Lentamente afferro le gambe e ammorbidisci le ginocchia. Accompagna le gambe verso il centro, molto lentamente, e fletti le ginocchia al petto. Da qua scendiamo un fianco per portarci su un fianco. Stai qui qualche secondo, quindi aspetta che la circolazione ritorni alla normalità
e poi lentamente spingi sulle mani per portarti in quadrupedia. Punto i piedi e spingo su, mi aiuto a tornare con le gambe tese. Se vuoi qua puoi muovere, flettere e stendere alternando destra e sinistra del ginocchio. Poi ammorbidisci tutte e due le ginocchia, divino con la testa, rilassa il collo e le spalle e lentamente risucchio l'addome per srotolare una vertebra dopo l'altra. Da qua inspira, porta le braccia su ed espirando afferro le mani, allungo il fianco, ritorno al centro, ammorbidisci le ginocchia, allunga l'altro fianco. E ora spingi via, arrotonda la schiena, senti lo stretch dietro le scapole e rilascio le braccia. Srotolo, torno su, un bel respiro, unisco le mani e i piedi e lentamente le porto al cuore. E grazie di cuore per aver seguito la lezione. Credo che riuscirò a salvarla, chi lo sa. Se siete ancora in diretta, provate a scrivere qualcosa sulla chat, perché vi ricordo è sempre una prova. E niente, grazie, seguite la mia pagina Instagram, claude.pilatesdance. Questa è la mia pagina YouTube, cercherò di aggiornarla e di caricare nuovi video.